E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un unboxing di un prodotto speciale. Credo che l'abbiate scoperto anche voi subito dalla scatola. Comunque, scopriamo insieme dopo la sigla. Allora, ragazzi, prima di incominciare vi devo dire che questo, credo l'abbiate capito, è il nuovo iPhone ricondizionato perché ho scelto la Apple Bay perché è un'azienda che mi è piaciuta molto, soprattutto da quando ho acquistato il mio iPhone 6 che mi ha accompagnato per 2 annetti, però purtroppo non riceveva più aggiornamenti e il solo giga di RAM stava iniziando a scarseggiare. Quindi ho deciso di acquistare questo iPhone, scoprirete il modello assieme a me e beh, incominciamo subito perché non sto più nella pelle. Allora, apriamo la scatola che è davvero grande. Abbiamo sopra una soluzione di alcol per disinfettarlo, però comunque sul sito mi hanno assicurato che loro disinfettavano prima di mandarli al mittente. Cioè, quindi scusate, prima di mandarli al destinatario. Comunque, ho scelto Swappy, beh, perché ho scelto Swappy ci farò un video dedicato. Allora, andiamo avanti. Qui, siccome abbiamo fatto questo acquisto, dice che ci faranno ci daranno un sconto di 10 euro sul prossimo acquisto. Poi abbiamo quest'altro foglietto che è per vendere il tuo iPhone. Comunque sono cose poco importanti ed eccolo qui, un iPhone. Credo che abbiate capito, forse no. Comunque se non l'avete ancora capito, questo è il mio nuovo iPhone 8 grigio siderale da ben 64 GB. E dico ben, beh, anche se non sono molti, ero abituata ai 16 e ne avevo occupate solo 10, compresi di video, quindi 64 mi bastano e avanzano. L'ho comprato di grado A e devo dire che non c'è un graffietto da nessuna parte. Il vetro è perfetto, a parte l'umidità che ho appena toccato, il vetro davanti pure. Poi andiamo a controllare insieme la batteria. Qui neanche un graffietto, nemmeno sotto dove c'è la porta Lightning, che questo, anche se c'è la cover, c'è su milioni di graffi. Ora appoggiamo qua con cautela e sotto abbiamo lo spillino della SIM originale, questo è importante perché quelli tarocchi cinesi non funzionano, e poi abbiamo un cavo Lightning USB originale. E questo originale è importante perché sennò l'iPhone molte volte dice questo accessorio non è originale, non funziona. Preferisco un cavo originale piuttosto che un cavo cinese e una stupida presa da muro. Comunque, adesso iniziamo ad accenderlo. C'ho qui anche il mio vecchio iPhone. Lo accendo assieme a voi. C'ho qui anche il mio vecchio iPhone per il semplice motivo che si configurerà automaticamente in men che non si dica. L'importante è attivare il Bluetooth. Spicciamo tasto home. Che forza questo tasto home non fisico. Ora andiamo avanti. Italiano. Paese Italia, configura il nuovo iPhone, sblocca per continuare. Qui mettiamo l'impronta digitale, che normalmente non prende perché questo è un altro dei motivi per cui ho voluto cambiare. Qui mi dice di utilizzare il mio ID Apple, continua. Attendo l'altro iPhone ed ecco qui, inquadrando questo simbolo, tac. Come potete vedere, questo sistema. E ora dice concludi sul nuovo iPhone. Non allontanare. Ora mi dice di mettere il codice del vecchio iPhone. Mettiamo. Troppo forte, non ci sto credendo. Ecco qui che si sta configurando il mio nuovo iPhone 8. Ora, configurata accedi più tardi. Non usare perché voglio farvelo vedere. Trasferisci da iPhone. Altre opzioni, non voglio trasferire niente, quindi intanto che qui sta andando, come potete vedere è anche abbastanza carico. Qui ora ci potrebbe mettere un po'. Intanto che lui si configura, vi voglio parlare un po'. Allora, io ho deciso di cambiare iPhone perché purtroppo questo è un iPhone che è stato presentato nel 2014 con un processore abbastanza vecchio, un solo giga di RAM e purtroppo stava iniziando a scarseggiare. Cioè, per aprire YouTube a volte ci poteva mettere anche 30 secondi e sono proprio cose, cioè, non ce la facevo più. Pure a volte non mi apriva WhatsApp, non mi inviava messaggi, ho provato a ripristinarlo, ho provato a fare di tutto.
L'altro giorno non riuscivo più neanche a fare i vocali, me li mandava ma senza l'audio, vuoti, sia su WhatsApp che su Telegram. L'unica cosa che funzionava era iMessage, riuscivo, funzionava perfettamente, però con FaceTime già laggava di brutto, anche se la connessione era 135 mega. C'erano dei gravissimi problemi di rete e la SIM a volte leggeva, a volte non leggeva la SIM, e quindi ho deciso di cambiarlo. Qui non trasferire app e dati e mi dice di mettere il mio ID Apple. Ora lo metto assieme a voi. Mettiamo l'email. Avanti, mettiamo la password. Già il display mi sembra molto più bello perché, come potete notare, su questo c'erano dei bordi giganti, c'erano dei bordi giganteschi, mentre su questo, siccome è nero, non si notano. Per questo tasto virtuale mi piace un sacco. Adesso aspetto e ci troviamo assieme quando l'ID Apple sarà configurato. Allora, ragazzi, rieccomi. Allora, come potete vedere, ora l'ho scaricato qualche applicazione, ho cambiato lo sfondo e devo dire che già dopo 10 minuti di utilizzo mi ha sorpreso. Infatti, basta vedere il Touch ID quanto è veloce, guardate. Non so se riuscite a vedere, guardate qui. Poi questo tasto home virtuale, ma con quella vibrazione, mi ha fatto un bellissimo effetto perché è molto più veloce. Poi adesso mi ci devo abituare perché infatti tante volte tengo schiacciato, cioè schiaccio due volte, però faccio partire quella funzione che mi rimpicciolisce la home. Infatti devo ancora abituarmi. Adesso vedrò come utilizzare un telefono senza jack. Infatti sì, vero, le AirPods, però tante volte utilizzavo ancora il jack. Allora, vi devo dire che Swappi mi ha sorpreso perché consegna in 3 giorni con DHL. Ottimo corriere, dalla mail che ti arriva puoi rintracciare tutto. Poi arrivano dalla Finlandia, quindi vabbè, 3 giorni è anche poco, quasi più veloce di Amazon a volte. Batteria al 90%. Sì, vero che poteva essere al 100%, però comunque il 95% è ancora un buon grado di usura e può andare avanti ancora per molti anni. Ci sono siti che ti arriva la batteria all'81% perché loro la cambiano sotto l'80%, ma non ha senso perché se tu hai l'81% non credo che abbia tutta questa capacità. Invece il 90%, beh, la batteria dell'iPhone 8, io abituata a ricaricare quel telefono 3, a volte 4 volte al giorno, facendo 1 ora e mezza di utilizzo, neanche più stressante. Beh, questo video finisce qui. Erano solo le prime impressioni di questo iPhone. Arriverà la recensione completa a poco. A tra poco. Ciao ciao!